la sua prima apparizione a marzo al Salone di Ginevra come concept car. A Francoforte, a settembre, il debutto ufficiale per tutti gli appassionati. Il design della M3 è inconfondibile e propone la tipica formula nello stile della gamma M, con personalizzazioni sportive che sono visibili ad un occhio attento però. Non è esagerata e mantiene sempre le forme classiche della nuova BMW Serie 3 Coupé, ma opportunamente incattivite. I particolari che la contraddistinguono li troviamo nel frontale: un nuovo fascione inferiore, un'ampia presa d'aria integrata sul cofano motore, una vistosa bombatura. Anche guardandola lateralmente, la nuova M3 conferma questo suo modo di essere distintiva, ma anche estremamente conservativa. Nella parte posteriore spiccano i quattro terminali e un nuovo paraurti. Per la prima volta in un'automobile sportiva, il tetto in materia plastica rinforzata con fibra di carbonio le conferisce un'aria decisamente high-tech. Quando si sale, ci si addentra in un'auto dalla tipica aria teutonica. I doppi strumenti circolari sono stati interpretati in chiave tipica M. La console centrale si estende tra i due sedili anteriori con un'ergonomia dedicata al guidatore per tenere tutti i comandi nel campo visivo. Per sfruttarla al meglio, senza il pericolo di un ritiro di patente, l'abbiamo provata nel videogioco della pista a Misano Adriatico. Un videogioco perché la pista è sempre virtuale e non può garantire quelle sensazioni che dà la strada in un uso quotidiano. Ma è certo che per cercare di provare a fondo le qualità di questa vettura, che gira in pista come una vettura quasi da corsa, ecco che bisogna andare proprio in una pista. Anche quando si spinge sui freni, la M3 rimane composta, si entra nelle curve, si ha quella sensazione di leggerezza ma di grande sicurezza. Ma è il cuore della BMW M3 ad entusiasmarci. Un motore a 8 cilindri, sviluppato completamente ex novo in una configurazione a V che garantisce uno spiegamento di potenza veramente importante. Da una cilindrata di 3.999 cm3 eroga 420 cavalli con una coppia massima di 400 Nm che viene raggiunta ad un regime del motore di 3.900 giri minuto. Approssimativamente l'85% della coppia massima è richiamabile in questo range di utilizzo di 6.500 giri minuto. Tradotto vuol dire che la nuova M3 accelera da 0 a 100 km orari in 4,8 secondi e raggiunge una velocità massima, naturalmente autolimitata come tradizione delle vetture teutoniche, a 250 km orari. Una storia di successo innanzitutto, più di 180.000 esemplari venduti, siamo arrivati alla quarta generazione, siamo partiti come vetture che servivano poi a omologare le macchine da corsa, oggi sono invece una piacevole tradizione e abitudine che, mantenendo il DNA sportivo, poi in realtà consentono anche un utilizzo quotidiano. Ovviamente sono a disposizione tutta quella serie di dispositivi elettronici che consentono da un lato di regolare gli assetti e di far sì che la guida sia veramente tarata su ogni guidatore, dall'altro veramente di far sì che ogni viaggio sia un viaggio piacevole nella massima sicurezza senza nessun rischio.